Non c'è bisogno che io vi spieghi che cos'è Tutorial Reality, quindi passiamo direttamente alla classifica, che comunque vi ricordo che è personale e che non ho copiato Smile, gli ho chiesto il permesso, tranquilli. Per me è la stagione da mettere al settimo posto, quella più brutta in assoluto, lo so che mi odierete in tanti, ma è la vendetta dell'isola. Ha vari difetti, tanto per iniziare i concorrenti sono per lo più simili a quelli precedenti, insomma modi per recuperare cose che già funzionavano. La serie cambia stile, diventando fin troppo esagerata. Se prima restavamo nella credibilità, sebbene ci fossero persone che si lanciavano dagli aerei o cose di questo tipo, comunque venivano fatte in piccola parte e per ridere. In più si trattava soprattutto di piccole esagerazioni. Qui invece abbiamo concorrenti che si trasformano in mostri. Vi sembra una cosa plausibile? Se almeno l'intera serie fosse sempre stata così assurda, sarebbe andato bene. Ma dal momento stesso in cui tu mi crei una serie credibile, non puoi improvvisamente in una stagione decidere che d'ora in poi no, possiamo inserire la magia. Non è così che funziona. Inoltre è molto più corta di quelle precedenti, ma la sua cortezza è gestita male, finendo per sacrificare il vero e proprio rapporto fra i personaggi in favore di quello che a quanto pare sarebbe un facciamo tante prove? Senza troppa originalità? Insomma, abbiamo visto in stagioni successive che a Tutorial Reality sa creare personaggi radicalmente nuovi e mai visti prima, quindi questa serie si è dimostrata ancora peggiore di quello che era dopo che sono uscite quelle successive. Al sesto posto a Tutorial Reality All Stars. Si merita il sesto posto, perché? Perché ha gli stessi difetti della quarta stagione, a Tutorial Reality La Vendetta dell'Isola, ma sebbene sia un po' più credibile sotto molti punti di vista, è troppo concentrata sulla questione di Mike e Zoe, dando per scontato quello che succederà nel corso della serie. Sapete, sto cercando di non fare spoiler gravi, casomai vi foste persi una di queste stagioni. Sta di fatto che è troppo concentrata su certi personaggi rispetto ad altri, e in più molti personaggi hanno perso completamente la loro personalità in funzione di ciò che la gente ricorda di loro. Tutti ricordano che Heather è cattiva, allora Heather deve essere cattiva, senza essere il personaggione stupendo che era nella prima stagione e nelle successive due. Allo stesso modo Lindsay, certo è sempre stata svampita e diciamo stupida, ma qui diventa davvero troppo stupida, uno stupido da cartone animato per bambini e a tutto reality non lo è mai stato. Ogni personaggio è diventata l'ombra di ciò che era e hanno mantenuto di ogni personaggio solamente le parti più famose senza prendere in considerazione tutta la loro complessità e i rapporti fra di loro. Veramente riguardo il quinto e quarto posto sono abbastanza confuso, non saprei quale mettere al quinto e quale mettere al quarto. Ma credo che ci metterò a Tutorial Reality l'isola di Pachytev. Già, sarà scontato? Per molti potrebbe essere scontato, ma in realtà credo che vi aspettate motivi sbagliati. A me a Tutorial Reality l'isola di Pachytev è piaciuto un sacco. È senza dubbio la serie più divertente in assoluto. Il punto è che è tutto qui. Nella serie ci sono personaggi completamente nuovi come Sugar, Meravigliosa, Ella, Scarlett e personaggi che sono troppo normali. Un lungo elenco di personaggi che sono davvero troppo, troppo normali. Non hanno nessuna personalità vera e propria, non hanno. No, non sono veri personaggi, sono solamente i tipici protagonisti senza troppi difetti né troppi pregi. L'isola di Pachytev è stata molto più interessante come personaggi nuovi, eccetera, ma le prove? Le prove hanno fatto abbastanza schifo. Sebbene l'episodio della gallina faccia crepare dalle risate, in realtà perde molto il senso di A Tutto Reality, il che fa in modo che resti a questo posto. Quarto posto! A Tutto Reality Azione. Sì, lo so che vi è piaciuto, io sono uno che adora il cinema, quindi in teoria mi sarebbe dovuto piacere un sacco questa stagione, e invece no. Per esempio il fatto che ci siano troppi pochi concorrenti rispetto alla quantità di episodi, tant'è vero che viene eliminato un concorrente ogni due episodi o più di due. In più qui il dopo show rallentava ancora di più il ritmo, rendendo il tutto ancora più noioso. A tutta la realizzazione è davvero troppo lenta rispetto alle precedenti stagioni. In più si vede perennemente questo voler essere simili a da tutto reality l'isola, ma introdurre qualcosa di nuovo senza mai essere troppo nuovi. Come se avessero la paura di rovinare la serie, ma sinceramente il metodo migliore sarebbe stato quello di cambiare tutti quanti i concorrenti, ma dal momento in cui hanno mantenuto quelli, l'hanno fatto nel modo sbagliato. Senza modificarli e farli evolvere davvero come succede per esempio in A Tutorial Reality Tour, ma cercando di mantenerli tutti all'incirca allo stesso livello in cui erano in A Tutorial Reality l'isola. Quindi, nonostante la serie sia molto bella e molto interessante, è troppo lenta, davvero troppo lenta, e si rifà troppo a cose che abbiamo già visto. E qui si passa al terzo posto, e qui siamo sul podio di quelle più belle davvero. A Tutto Reality presenta
La corsa Cosmo Ridicola. La corsa Cosmo Ridicola, sebbene il titolo italiano non mi sia piaciuto un granché, è senza dubbio geniale, perfetta, quello che io aspettavo da tanti anni, sebbene sia attualmente la stagione più recente di A Tutto Reality, è quella che più di qualsiasi altro rappresenta ciò che io speravo di vedere. Regole completamente nuove, certo, Don non è un gran presentatore, ma non viene dato dello spazio a Don, non come Chris, per Chris c'erano addirittura interi episodi dedicati a lui. Ma con Don non succede, questo perché Don è un presentatore diverso e deve stare in disparte. I concorrenti sono tantissimi, più di qualsiasi altra stagione di A Tutto Reality, e funzionano. Non c'è nessuno che sia la macchia di ciò che era in passato, e non c'è nessun concorrente che sia davvero prevedibile o troppo normale. Sono tutti quanti personaggi ben costruiti come quelli della prima stagione. In più un sacco di idee come quella di farli gareggiare a coppio, far tornare il fatto di viaggiare in giro per il mondo, sono tutte quante idee geniali che A Tutto Reality aveva bisogno di mantenere. Perché dopo aver visto A Tutto Reality il tour, qualsiasi altra serie avrebbe fatto schifo, visto quanto era stupenda. E invece no, questa è stata davvero davvero interessante. Certo mi dispiace per l'assenza di Chris, ma tutti quanti i personaggi mi sono piaciuti un sacco e oh mio Dio, ho un lunghissimo elenco di concorrenti che voglio rivedere nelle prossime stagioni. Al secondo posto A Tutto Reality il Tour. Si meriterebbe il primo posto, ma lo metto al secondo posto perché non ha una piccola e unica cosa rispetto a chi starà al primo posto. A Tutto Reality il Tour è stupenda, non c'è bisogno di dirvi il perché. È estremamente nuova, estremamente fresca, come se fosse una serie completamente nuova rispetto a quelle precedenti, ma al tempo stesso mantenendone perfettamente lo spirito e tutto ciò che avevano di positivo, e perdendo anche alcuni dei difetti che per fortuna non hanno mantenuto, ma che poi hanno ripreso nelle stagioni successive. L'idea di ambientare ogni singolo episodio in un posto diverso è già geniale di per sé e rende tutto quanto molto più veloce. Per non parlare dell'idea del musical, per non parlare del dopo show che è diventato molto più interessante, per non parlare dei tre nuovi concorrenti, cioè Blenly, Sierra e Aleandro, tutti e tre perfettamente costruiti, tutti e tre indimenticabili, iconici. Mi è piaciuto un sacco l'approfondimento per Heather, mi è piaciuto un sacco il modo in cui è imprevedibile chi vincerà alla fine perché tutti i personaggi si evolvono nel corso della serie. E questo era ciò che tutti quanti volevamo. Ma al primo posto dobbiamo tenere ovviamente A Tutto Reality l'isola, non solo perché è fantastica e perfetta sotto tutti i punti di vista e come unico difetto è il fatto di essere un po' sperimentale e quindi avere i primi episodi un po' più noiosi rispetto a quelli successivi. Ma sul serio, la serie è stupenda, meravigliosa, consigliabile a chiunque. Perfetti tutti quanti i concorrenti, perfetti i personaggi, le relazioni fra di loro, geniale, geniale. E ha una cosa che la rende migliore rispetto a tutte le altre, che i personaggi nel corso della prima stagione si evolvevano anche in episodi o in condizioni in cui non c'erano delle prove e veniva dedicato molto spazio al veder loro che mangiavano, dormivano, si facevano la doccia o altro del genere. Rendendo tutta quanta la serie non solo molto più credibile, ma facendo affezionare molto di più ai personaggi e all'isola, cosa che è stata mantenuta in A Tutto Reality Azione e A Tutto Reality il Tour, ma che in quelle successive è andata completamente perduta. Tant'è vero che l'unico enorme difetto della corsa Cosmo Ridicolo è proprio che manca tutto questo, non vediamo mai i concorrenti dormire, che sembra una cosa basilare, importantissima, eppure non lo fanno, non li si vede mai dormire e li si vede mangiare solo ed unicamente se si tratta di una prova di cibo. In ogni caso, se non l'avete ancora guardata, consiglio ad ognuno di voi di guardare A Tutto Reality presenta la corsa Cosmo Ridicola. Davvero è bellissima. Se avete saltato molte stagioni da A Tutto Reality, questa è quella giusta da riprendere, però seguitela per bene.